Uno scambio di auguri diverso, a distanza ma pur sempre insieme, condividendo lo stesso pranzo natalizio che verrà consegnato a casa. È l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Tressano sul Naviglio che quest'anno, a causa del Covid, ha dovuto annullare il consueto pranzo di Natale con anziani e persone in difficoltà. La giunta ha quindi deciso di chiedere ai cittadini di offrire un pasto a chi non può permetterselo e la risposta della cittadinanza è stata ottima. Su 110 pasti prenotati, infatti, più della metà sono stati pagati grazie alle offerte. Sì, quest'anno abbiamo dovuto rinunciare al nostro consueto pranzo di Natale con gli anziani e le persone in difficoltà, però abbiamo pensato a questa iniziativa così alternativa, no? Che sono un po' così, in questo periodo ne sono state fatte tante di questo genere. Quindi cosa facciamo? Abbiamo comunque definito il menù di Natale, le persone hanno potuto prenotarlo, questo menù, e lo consegneremo a casa grazie al supporto della Polizia Locale, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Verde. Andremo a casa di tutti i cittadini che si sono prenotati. Ma l'aspetto più bello, come dire, che dà calore a questa iniziativa è che abbiamo previsto la possibilità di donare il pasto a cittadini in difficoltà. Ebbene, c'è stata una grande risposta, perché su 110 pasti che abbiamo ad oggi prenotati, 70 sono quelli prenotati da dei cittadini per donarli alle persone in difficoltà. E quindi io penso che questo messaggio di solidarietà possa veramente dare un messaggio proprio di sostegno, di fraternità in questo momento veramente difficile, per passare delle festività nel miglior modo possibile. Un gesto di condivisione da parte di una comunità che si stringe attorno alle persone bisognose in un momento difficile come quello che stiamo vivendo tutti. La consegna del pasto natalizio, che prevede affettati, lasagne, arrosto, frutta e panettone, avverrà domenica 20 dicembre. Al pranzo parteciperà anche il sindaco Bottero con la giunta comunale in diretta Facebook per augurare buon Natale a tutta la cittadinanza. Sì, devo dire che sono rimasto colpito da questo slancio ulteriore di generosità, perché i cittadini stanno donando in questi mesi anche generi alimentari, c'è la spesa sospesa, no? Questo progetto diffuso su molti territori, e quindi continuiamo a sostenere le persone in difficoltà. Però questo aspetto nuovo del pasto non era per nulla scontato e veramente è un altro messaggio di unità che condividiamo in questo momento, comunque, per stare al meglio come possibile in serenità, a distanza, ma uniti come comunità.